Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno. Adesso presento il nostro candidato portavoce e governatore per la Regione Lazio, Davide Barillari, che introdurrà le tematiche riguardanti la salute e l'economia. Grazie, buonasera a tutti, bene innanzitutto scusate per il ritardo, perché sono stato a Roma a un incontro con un comitato di interassociativo di associazioni ambientaliste e eravamo lì a parlare proprio di come governare questa regione, per cui all'inizio pensavamo di, come posso dire, andare in regione come opposizione, come forza minoritaria, invece adesso veramente stiamo ragionando in ottica di governo della regione. Questo proprio detto tranquillamente. E stiamo già pensando a quali saranno le prime leggi che faremo in regione per bloccare il cemento, per risolvere il problema dei trasporti, per affrontare il tema sanità, e quindi stiamo già ragionando nell'ottica dell'agenda, delle priorità, delle emergenze che affronteremo fin dal primo giorno, quindi stiamo già ragionando in quest'ottica. E allora, per quanto riguarda la salute, è chiaro che, come abbiamo detto, è un'emergenza regionale perché ci troviamo di fronte a una sanità che è allo sfascio e purtroppo è stata, come posso dire, la conseguenza del malgoverno della destra e della sinistra. Perché non è scontato dire che la Polverini ha gestito male la sanità negli ultimi anni, quando prima le amministrazioni precedenti invece non hanno fatto niente di meglio. Ci troviamo di fronte ai risultati della cattiva politica, sia di destra che di sinistra. Per questo diamo la colpa un po' a tutti. E partiamo dal principio che la salute è stato il terreno su cui maggiormente si è speculato, perché alla fine i soldi, che sono tanti nella sanità, quando dicono che ci sono pochi soldi nella sanità non è vero, perché ce ne sono anche troppi, però finiscono agli amici degli amici, agli amici dei politici, finiscono a chi vedete che non sto dicendo niente di nuovo, nel senso sono cose che sappiamo tutti, ma in realtà adesso chi andrà in regione avrà veramente un atteggiamento diverso, perché noi non saremo quelli che c'è la giunta del PD, mette i primari, mette i direttori sanitari, mette nelle ASL le persone del PD, poi va sul PDL, sposta quelle persone, mette i suoi. Noi faremo esattamente l'opposto, noi diremo le persone che sono competenti, che hanno un curriculum che dimostra che sei capace di fare il direttore sanitario, sei capace di fare il direttore di una ASL, hai le competenze, hai un curriculum, hai dimostrato in passato magari di aver fatto pubblicazioni scientifiche, magari all'estero sei stato, come posso dire, hai un ruolo riconosciuto, questa persona è adatta per essere un direttore di una ASL, per esempio. E questa è la cosa fondamentale, quando la politica uscirà dalla sanità, vedrete che cambierà tutto, perché fino ad oggi è stato veramente la persona messa lì non per competenze. Abbiamo direttori di ospedale, di ASL, che non hanno neanche i titoli di studio necessari per governare un ospedale. È per questo che poi è andato tutto a rotoli. Queste sono persone che poi se ne sono approfittate, hanno preso le mazzette, hanno fatto i loro intrallazzi e milioni di euro sono spariti. E questo è come è andata. Per cui il principio fondamentale è che la trasparenza che introdurremo nella sanità, così come nei trasporti, quando parliamo di ATAC, Cotral, anche lì apriamo un calderone di nomine, diciamo, molto, molto sospette. Nella sanità soprattutto, quindi uno dei punti principali del nostro programma che ci hanno chiesto proprio i cittadini stessi è di portare trasparenza e competenza. Quindi quando sarà nominato un primario, verrà nominato sulla base proprio di quello che sa fare. Avrà dimostrato in passato di essere in grado di governare un ospedale anche a livello manageriale. E questa cosa sarà con la partecipazione dei cittadini. Non sarà più il politico che nomina la persona, saranno i cittadini che insieme valuteranno anche le competenze. E questo capite che stravolge tutto il sistema di corruzione che si è creato in questi ultimi 20-30 anni. Così come la persona che governerà una ASL, vediamo dopo un anno cosa ha fatto. Saranno aumentati gli indici qualitativi, sarà aumentato il servizio al cittadino o ci saranno stati disagi di servizi? In questo caso i cittadini stessi diranno no, quella persona lì non è stata in grado di gestire correttamente la struttura e andrà a fare qualcos'altro. Quindi il processo sia di definizione della nomina, i cittadini potranno intervenire, e sia dopo nella valutazione successiva. Adesso abbiamo persone che sono lì da 20 anni, fanno le stesse cose, causano dei danni incredibili e sono sempre al loro posto. Quindi questo vedete, è un approccio veramente diverso alla gestione proprio della governance della sanità nella nostra regione. Questo è un punto fondamentale.
L'altro punto legato alla trasparenza è che quando metteremo, noi fino al primo giorno metteremo tutto in rete, forse è già stato detto, quando, ecco, bandi di gara, appalti, consulenze, tutto quello che è fatture, in questo modo vedremo, tutti noi vedremo perché una consulenza che doveva costare 10.000 euro è costata 100.000 euro, tutti vedremo e ci chiederemo il perché di questa cosa, oppure una fattura, se una siringa costa 30 centesimi in una ASL, nell'altra costa 1,30 euro, quando mettiamo questa cosa di fronte agli occhi di tutti noi, certi meccanismi di clientele, di favoritismi salteranno per forza, perché non è più fatto in maniera così sottobanco, in maniera accordo fra politico, imprenditore, fra politico e azienda. Sarà una cosa in cui tutti i cittadini potranno vedere queste cose e dire la loro. Quindi la trasparenza veramente risolverà tantissimi problemi attuali. E poi vogliamo anche mettere trasparenza nel sistema di accreditamento delle strutture private. Anche qua altro calderone che apriamo, perché alcune aziende sanitarie, alcune strutture sanitarie svolgono dei servizi finanziati dalla regione senza neanche averne, posso dire, le capacità o le competenze. Noi addirittura paghiamo, come regione paghiamo degli ospedali privati, penso all'IDI per farvi un esempio, che poi è fallito e ci sono lavoratori che sono forse 7 mesi che sono lì a lavorare senza stipendio. E questa struttura si è presa un mare di soldi dalla regione, è fallita, adesso non si sa neanche che fine faranno i lavoratori e non hanno mai presentato un bilancio, quindi sono soldi nostri pubblici che abbiamo dato a una struttura privata senza neanche sapere se questa struttura era in perdita o in attivo, e scopriamo che c'è un buco enorme e ci rimettiamo tutti. Quindi queste cose proprio non devono più succedere, attraverso la trasparenza dei bilanci e l'obbligo di tutte le strutture, anche quelle private, di presentare bilanci trasparenti in modo che tutti possiamo sapere se la struttura funziona oppure no. Così come un altro esempio, qui sulla trasparenza si può fare veramente di tutto, ma anche sugli organigrammi delle ASL. Adesso non sappiamo chi dirige, come è fatta la struttura, sono tutte informazioni che il cittadino non ha diritto. Un'altra cosa su cui faremo chiarezza e finalmente metteremo il dito contro la persona che non è stata in grado di fare il suo lavoro, perché abbiamo l'organigramma e possiamo sapere se quel direttore ha fatto il suo lavoro oppure no. Quindi introduciamo questi aspetti di anche giustizia, come posso dire, trasparenza. E sul tema sugli stipendi, qui un altro lavoro da fare sicuramente. E sulla salute l'approccio non è solo quello di evitare che chiudano gli ospedali. È chiaro che noi siamo contro Italia Lineari, che ha fatto Bondi, perché lui cosa ha fatto? È arrivato, mega esperto, ha tagliato, ha chiuso tutto. In realtà, se ci sarà da tagliare, che non è scontato, si può ottimizzare la struttura sanitaria senza per forza chiudere gli ospedali. Ma se sarà necessario fare delle razionalizzazioni, almeno teniamo conto degli ospedali che hanno degli indici qualitativi molto alti, che sono delle eccellenze, che lavorano molto bene e potrebbero anche assumere. Penso a San Filippo Neri, adesso, sempre il caso su Roma. Ma altri ospedali invece dove ci sono reparti clonati, dove ci sono primari che non fanno nulla ma hanno creato queste duplicazioni di reparti per motivi anche qua politici, magari su quali tagliamo e sugli ospedali che invece funzionano investiamo. Quindi anche qua un discorso di non chiudere così completamente ma spostare soldi da dove le cose non funzionano alle cose che funzionano. E qua non serve un tecnico per dirlo, basta semplicemente un padre di famiglia, una madre di famiglia che fa un conto e dice di qua c'è uno spreco, togliamo questo spreco e mettiamo i soldi dove servono. Quindi vedete, politica si può fare anche in modo molto semplice, senza neanche avere competenze chissà come elevate, diciamo. E poi partiamo dal concetto che la salute è un diritto pubblico e deve essere gratuito. Questo è scritto nella nostra Costituzione. Questa Costituzione è stata, su questo articolo in particolare, il 32, è stata proprio calpestata per anni, perché si è naturalmente agevolato cosa? Il privato o chi voleva speculare dalla sanità. E questa è un'altra cosa su cui bisogna veramente fare un passo in avanti. E l'OMS definisce la salute come uno stato di completo benessere psicofisico e sociale. Quindi non è solo pensare alla salute come accedere a un ospedale e essere malati. In realtà noi pensiamo che sia meglio avere un'ottica di prevenzione, cioè prevenire l'insorgenza della malattia. E questo, non so se negli altri programmi, Zingaretti o Stolace parlano di queste cose, ma il concetto è la prevenzione proprio è fondamentale, perché parlare di educazione sanitaria, parlare di essere più consapevoli noi stessi, che se viviamo in un mondo dove l'aria è pulita, dove l'acqua si può bere senza morire di arsenico, adesso nel Lazio c'è veramente un altro scandalo, e anche fare uno stile di vita sano, è chiaro che questo previene l'accesso alla struttura sanitaria e alla malattia. Quindi vogliamo fare proprio delle azioni che come regione basta, è anche semplice, quasi a costo zero, per aiutare tutti noi cittadini a conoscere meglio uno stile di vita sano in modo da evitare l'insorgenza di
malattie cardiovascolari, obesità, diabete, e invece di riempire, diciamo, le strutture sanitarie quando ormai è troppo tardi. Questo è proprio anche qui, gli altri paesi europei lo fanno, noi siamo rimasti un po' solo alla cura della malattia, che è sbagliato. Un altro esempio, sì, devo tagliare, un altro esempio è lo psicologo nelle scuole. Cioè, noi abbiamo dei ragazzi che a volte arrivano a uno stadio di, come posso dire, di disagio giovanile, e poi cadono magari in, non dico arrivare alla criminalità, ma avere problemi in famiglia, eccetera, eccetera. Se noi al primo sintomo di difficoltà in classe, c'è uno psicologo che può lavorare insieme agli insegnanti e a questo ragazzo in difficoltà, magari con un aiuto costante, alla prima insorgenza di una difficoltà possiamo evitare che diventi una patologia. Quindi la logica di prevenire la malattia fa bene a tutti, fa bene proprio alla socialità, ma anche alle casse, perché poi sono persone che avranno una vita sana e non dovranno ricorrere all'ospedale. Perfetto. E sulla salute ci sarebbe tantissimo da dire, ma veramente il tempo è molto, molto poco. Però questi sono gli aspetti veramente fondamentali. Riguardo all'economia, è chiaro che anche qui non possiamo dire promettiamo un milione di posti di lavoro, questa è la nostra soluzione, facciamo il miracolo come altri hanno detto di fare. Il concetto è che l'economia riparte se tutta la nostra struttura regionale funziona, cioè se i trasporti migliorano, se le rinnovabili, se l'economia verde partirà, se parliamo di filiera corta, di chilometro zero, di economia agricola che funziona, è chiaro che ridiamo una spinta a tutta quella che è l'occupazione nella nostra regione. Vi faccio solo l'accenno, abbiamo parlato di raccolta differenziata, quindi quando chiuderemo finalmente gli inceneritori e le discariche una volta per tutte e punteremo veramente tutte le nostre risorse su una raccolta differenziata spinta porta a porta, sul riciclo, sul riuso, sul recupero, questi centri, ne avete parlato di centri territoriali di riciclo, di compostaggio, quando facciamo partire questa macchina enorme è tutto lavoro, ed è un lavoro positivo, un lavoro che crea, posso dire, che crea futuro, perché la raccolta differenziata fatta bene, a parte che serve a noi, perché ci guadagneremo, invece che pagare una tassa sui rifiuti, addirittura potremo guadagnare dai nostri rifiuti, ma poi creiamo tantissimi posti di lavoro, tantissimi, posso dire, questa rete di economia positiva che sta crescendo, così come in agricoltura, quando smetteremo finalmente di sfruttare l'ambiente e di abbattere, e di sfruttarlo così in maniera, posso dire, con tutta la chimica, con tutte queste cose, quando lanciamo la conversione all'agricoltura biologica, quando creiamo queste reti di economia solidale sul territorio, è chiaro che tutto a vantaggio della crescita. Devo essere più concreto, giusto? Allora, per essere più concreto possiamo intervenire sulle aliquote IRAP, per esempio, oppure possiamo creare distretti di economia solidale, un concetto che nel Lazio non è mai stato, si conosce poco, ma quando mettiamo in rete gli enti di ricerca, le università, gli imprenditori e la regione, quando creiamo questo circolo virtuoso, è chiaro che anche qui mettiamo in rete tante forme di occupazione. E così come, finanziare, per esempio, me lo sto dimenticando, il fondo rotativo, fondo di accesso al microcredito. Queste sono cose che ci hanno chiesto gli imprenditori stessi, li abbiamo incontrati a Roma qualche giorno fa, ci hanno detto, ma guardate che le soluzioni per rilanciare l'economia le conosciamo noi, perché se noi siamo gli imprenditori che stanno chiudendo le aziende per le difficoltà burocratiche, legislative, perché nel Lazio l'economia non riparte, gli diamo noi le soluzioni perché noi le conosciamo e noi stiamo lavorando proprio su questa logica, non stiamo creando un programma che è stato costruito da tecnici specialisti, tramite proprio gli imprenditori abbiamo raccolto le informazioni, le idee e le stiamo per applicare in regione, e questo è il modo migliore anche per risolvere le difficoltà che abbiamo. Così come creare un testo unico tributario, così come creare un portale che permetta a tutte le aziende di accedere ai fondi europei e ai fondi regionali. Adesso cosa succede? Che si crea un bando di gara già costruito sull'azienda che vincerà quel bando. È chiaro, perché poi io sono un politico, tu mi dai qualcosa in cambio, ti costruisco il bando su misura per te. È così che funziona. Il concetto invece, se io rendo tramite un portale l'informazione pubblica, guarda che adesso arriverà un bando per tot milioni di euro, scadrà il giorno in quella data lì e apro tutte le aziende, piccole o grosse, tutti avranno accesso a questi fondi regionali, questi fondi europei che neanche siamo in grado di sfruttare. Vedete, sono tantissime cose che in un sistema di rilancio del turismo, dell'economia, dell'ambiente, è tutta occupazione che arriva. Quindi le risorse le abbiamo nel Lazio, perché abbiamo una terra che è ricchissima. Ho citato adesso il turismo. Noi stiamo sfruttando il turismo nel Lazio. Non mi sembra proprio. Negli Stati Uniti c'è un sasso di 20 anni, ci fanno su un museo, ci fanno un parco tematico. Noi abbiamo in ogni città, in ogni borgo, dei gioielli,
però tutto il turismo è concentrato su Roma. I turisti arrivano qua, ci sono questi pacchetti già tutto compreso, stanno 3 giorni a Roma e poi tornano a casa. Cioè, neanche sanno che oltre a Roma c'è qualcos'altro nel Lazio. Noi abbiamo veramente dei comuni che sono stupendi, sto girando tutti, mi rendo conto. Quindi il turismo può essere veramente un modo per rilanciare la nostra regione, così come i parchi, il cicloturismo, gli agriturismi, gli alberghi diffusi. Ci sono tantissime idee che non ci inventiamo noi, ma sono idee che arrivano da altre regioni o da altri paesi europei. Basta solo iniziare, avere la volontà politica di fare queste scelte e puntare veramente su queste cose che fino ad oggi nessuno ha mai, perché forse non c'era troppo guadagno su costruire una rete veramente che funzionasse. Grazie. Vabbè, devo continuare. Sì. E poi per andare anche qua sul concreto, perché forse le parole sono belle, ma bisogna poi realizzare, risolvere i problemi. Parliamo anche di una legge regionale sul reddito minimo garantito. Anche questo è un modo per far ripartire l'economia. E i soldi si trovano, perché ci sono. Però usati in questo modo io posso dare soldi a chi ne ha bisogno, che queste persone poi investiranno a loro volta nell'economia. È tutto un sistema che riparte. Quando parliamo di filiera corta, chilometro zero, gruppi d'acquisto solidale, anche qua è togliere soldi a chi sta speculando sulla distribuzione, sulla vendita dei prodotti e magari fanno arrivare i prodotti dall'estero. Noi abbiamo delle eccellenze qua che però non sono sfruttate, perché il prodotto locale spesso non è neanche valorizzato. È più economico comprare l'olio magari che arriva dalla Grecia, comprare pomodori che arrivano dalla Cina. Noi facciamo delle cose ottime qua, ma non sono neanche tutelate o valutate o diciamo, stimolate. Quindi nella logica proprio di costruire un territorio a chilometro zero, a cemento zero, come posso dire, in cui è il territorio stesso che gestisce la sua energia, gestisce le sue risorse, possiamo rilanciare anche tutta l'economia. Mi sembra proprio una questione di buonsenso. E questo è un po' il riassunto del programma. Grazie Davide. Non siamo un partito, non siamo una classe.